Eccoci tutti qua. Allora, benvenuti a tutti a una nuova diretta della Magistrale di San Marino. L'argomento di oggi sono i laboratori, quindi parleremo un po' di quello che sono proprio le attività principali della laurea magistrale, quelle che investono maggior tempo, in cui gli studenti si possono cimentare con diverse pratiche di design dell'interazione. Con noi abbiamo Francesco Mantovani, Daniele Tabellini, Pietro Baruzzi, Federico Toppa sono i nostri due studenti che oggi ci raccontano un po' i loro lavori che hanno fatto nei vari laboratori. E poi ci sono io, Matteo Moretti, che mi occupo di coordinare sia la magistrale, oggi anche in veste di docente, raccontando un po' il mio laboratorio. Innanzitutto ringrazio tutti per essere qui. Se siete d'accordo, mostrerei una brevissima introduzione che racconta un po' la magistrale, introduce il modello dietro ai laboratori e poi passerei la parola a voi così raccontate un po' quello che si fa nei vari semestri. Ok? Allora, comincio a condividere qui. Ok. Allora, innanzitutto l'Università di San Marino collabora con Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, proprio per rilasciare dei titoli di studio che siano riconosciuti. E non so se siete mai stati a San Marino, questo è il castello sulla rocca e anche l'università ha luogo in un piccolo monastero, quindi è un posto molto particolare, con numeri ridotti che offrono ovviamente un discreto vantaggio proprio nella relazione con i docenti. È una piccola comunità dove si vive, lavora e studia assieme. All'interno di questa università c'è anche la magistrale in Interaction and Experience Design. Matteo, scusami, non si Sì. vede Ok, la presentazione. chiedo alla regia, mi sono dimenticato di presentare Francesco Lipanni e allora giusto, devo fare condividi schermo. Diciamo che mesi di lockdown non sono serviti assolutamente a niente. Adesso si dovrebbe vedere, o No? forse li avevo, no? Sì. O forse li avevo rimossi i mesi di lockdown. Il processo psicologico della rimozione è sempre utile. Allora, questa era una foto da cartolina di San Marino. L'università in realtà non è in un castello, ma in un piccolo monastero, come dicevo, e all'interno del quale c'è il Master in Interaction and Experience Design. 120 crediti, 50 posti l'anno. Così divisi questi crediti, ci sono i laboratori, di cui parleremo oggi, e i workshop. Poi ci sono gli insegnamenti strumentali alla progettazione, che sono corsi a supporto dei progetti, gli insegnamenti teorici e poi c'è il laboratorio di tesi. Brevemente, per mostrare un po' quelle che sono le discipline e le aree di ricerca e di insegnamento, innanzitutto volevo introdurre le questioni sociali e un approccio critico alla tecnologia, che non sono due materie, ma sono due argomenti attorno ai quali tutti i corsi vanno a ragionare. Quindi, nonostante si faccia un largo uso di tecnologia, tutti i docenti cercano sempre di spronare gli studenti ad approcciarne in maniera critica, andando anche a riflettere sulle questioni politiche che lo studio e lo sviluppo di algoritmi possono, ad esempio, comportare. Questi, product design, interaction design, visual design e motion graphics, sono le quattro aree principali attorno alle quali tutto il corso di laurea si sviluppa. Quindi per interaction design c'è, diciamo, una visione che è molto aperta in cui gli studenti sono portati a confrontarsi con diverse aree. Ovviamente queste sono delle macro aree all'interno delle quali ci sono un sacco di diverse discipline che sono anche a cavallo, come ad esempio l'infografica o la data visualization che può essere animata, quindi può essere fatta sia usando la motion graphic, può essere anche interattiva, quindi andando a pescare dall'interaction design, o può essere anche fisica, nel senso che quindi a cavallo tra product design e visual design, Internet of Things, c'è tutta la parte ovviamente di motion graphics anche interattiva nello spazio, video mapping. Exhibit design, anche sound design, che è un'altra particolarità che permette poi di creare delle esperienze interattive negli spazi, ma allo stesso tempo anche di andare a lavorare, ad esempio, nei video.
Oggi, dicevo, parleremo dei laboratori di progetto che sono strutturati in questa, secondo questo schema. Quindi ogni laboratorio è composto da due docenti che insegnano due discipline affini, ma non uguali ovviamente, quindi c'è una parte più pratica e un modello teorico progettuale. Il tutto supportato e coadiuvato da un workshop tecnico. Faccio un esempio: il laboratorio di Hybrid Media, che vedremo successivamente, tenuto da Francesco Mantovani. Anzi, vediamolo subito. Primo anno, primo semestre, Hybrid Media. C'è un modulo di Motion Graphics, che è insegnato da Francesco Mantovani. Poi c'è un altro modulo di Hybrid Media Design, che è più una riflessione quasi teorico-concettuale, più un workshop che invece accompagna gli studenti durante la prima parte del semestre, specifico su After Effects, affinché gli studenti siano abilitati a lavorare con la motion graphics. Sempre il primo anno c'è anche il laboratorio di teoria tecnica dell'interazione, che è tenuto dal professor Zannoni, che oggi sostituisco anche. Quindi anche qui c'è un modulo di interaction design, un modulo più teorico di metodologia alla ricerca e poi un workshop propedeutico che dà tutte le basi per lavorare con Arduino. Successivamente vedremo il laboratorio di design dei sistemi tenuto da Daniele Tabellini, che anche l'anno prossimo in realtà sarà solo con lui come docente, più l'assistente, che se non sbaglio è Irene Trotta, anche l'anno prossimo. E poi quello dei design dei sistemi per l'informazione, dove ci sarà un modulo di motion graphics avanzato, uno di data visualization e un workshop pratico di Unity 3D. Direi a questo punto di passare direttamente alla presentazione del primo laboratorio, che è quello di Hybrid Media, e passo la parola a Francesco Mantovani. Buonasera a tutti. Allora, come hai anticipato tu adesso, il corso di laboratorio di Motion Graphic dall'anno accademico 2019-2020 lavora in tandem con il laboratorio di Hybrid Media Design del professor Simi, e ne rappresenta, sempre come hai mostrato tu adesso, la parte, tra virgolette, pratica. E il progetto finale del nostro corso, tenuto insieme, è una sintesi che mette insieme sia la parte teorica dell'Hybrid Media e la parte pratica della Motion Graphic. Io dico sempre che il mio corso, in quanto è un laboratorio, è un corso fondamentalmente pratico, però volevo specificare che non è un corso che insegna ad utilizzare semplicemente i software. Facciamo tutto un percorso di progettazione, perché è una cosa che mi interessa particolarmente insegnare ai ragazzi, è che l'orizzonte della motion graphic è continuamente in movimento, e quindi collegarsi sempre a un utilizzo specifico di un software non è una cosa salutare, tra virgolette, perché i software che si utilizzano all'interno della motion graphic subiscono continuamente modifiche, e più che i software cambia continuamente proprio il profilo del ruolo del motion designer. Motion designer ormai spazia dall'utilizzo di programmi 2D, 3D, deve avere anche delle basi di illustrazione, deve avere delle basi di animazione tradizionale, deve conoscere il linguaggio del cinema, e soprattutto se è una persona che lavora da freelance, deve avere delle competenze anche di minime competenze di gestione sia della parte video che della parte audio. Quindi quello che cerco di fare io nel corso è quello di insegnare ai ragazzi ad avere un processo, cioè capire come progettare fin dal principio un prodotto di motion design e portarlo fino alla produzione finale. Nel caso dell'anno accademico 2019-2020, il tema che avevamo concordato con il professor Sinni era quello della design fiction, che è una pratica progettuale che mira appunto ad esplorare e a criticare possibili futuri, creando degli artefatti che in qualche modo indagano degli scenari speculativi. Nel caso del corso di quest'anno,
l'idea era quella di estrapolare una forma tecnologica già presente nella nostra realtà attuale oppure presente in forma embrionale ed esplorarla in un futuro più o meno prossimo, cercando di capire quali erano gli sviluppi, potevano essere gli sviluppi sociali di questa tecnologia. Ovviamente il professor Sinni ha gettato le basi teoriche di questa progettazione e il mio compito era quello di fornire ai ragazzi degli strumenti tecnici per poter realizzare dei video che in qualche modo sintetizzassero quella che era la loro visione, questo progetto di design fiction, la loro visione dell'aspetto tecnologico che avevano deciso di affrontare. E, a un certo punto del corso, siccome comunque il progetto finale poteva utilizzare linguaggi misti, quindi potevano realizzare riprese, potevano utilizzare uno speaker, una voce fuori campo, potevano spaziare, insomma, dal punto di vista linguistico in un ambito molto più ampio di quello della semplice motion graphic, ho deciso di fare un'esercitazione intermedia che fosse maggiormente concentrata sul linguaggio della motion graphic. Per rimanere in linea con quello che era il tema scelto, che era quello del design fiction, ho pensato che poteva essere interessante sviluppare delle motion titles, e tra poco vi spiegherò cosa sono, delle motion titles che in qualche modo esplorassero una realtà alternativa in cui i nostri studenti erano invitati a realizzare una sequenza di titoli introduttivi a un documentario, a una serie TV, a un film, in cui il protagonista di questo prodotto fosse un personaggio molto famoso nella nostra realtà, ma che in questa realtà alternativa avesse seguito una strada diversa da quella che aveva seguito, che ha seguito nella nostra. Vi faccio qualche esempio. Nello specifico, il progetto che vedremo stasera ha preso il personaggio dell'artista Andy Warhol e l'ha trasformato in un capitano d'impresa, un industriale, prendendo in qualche modo, amplificando quello che era un elemento caratteristico della sua filosofia artistica e trasportandolo però in un mondo che non era quello dell'arte ma quello dell'industria. C'è chi ha trasformato Frida Kahlo non più in un artista, in una pittrice, ma in una sostenitrice dei diritti LGBT. C'è chi ha trasformato Frank Sinatra in una figura misteriosa e enigmatica di boss della mafia americana, come molti hanno in realtà teorizzato. Si sa che lui aveva contatti con la mafia americana, noi l'abbiamo trasformato nel boss della mafia americana, cioè colui che si muoveva alle spalle della mafia vera e propria. Quindi a me sembrava che questo tema fosse potesse risultare interessante, perché in qualche modo costringeva e costringe gli studenti a prendere mondi visivi che magari erano distanti tra loro, Andy Warhol e l'industria, Frida Kahlo e il mondo dei diritti gay e delle lesbiche, e in qualche modo cercare una sintesi visiva tra questi due mondi, che è una cosa che è alla base del motion design. Motion design cerca sempre di, è già di per sé una sintesi, è sintesi di illustrazione, di animazione tradizionale, di tipografia, di grafica, e quindi in qualche modo costringe i ragazzi in modo positivo a mescolare, a creare degli ibridi e a dover in qualche modo costruire qualcosa che abbia senso, una terza realtà che abbia senso. Quindi fondamentalmente questa è l'idea di quest'anno, e volevo solo per finire la mia presentazione, volevo solo specificare che nel corso degli anni abbiamo affrontato temi molto diversi tra loro. L'anno passato ci siamo occupati di realtà virtuale, abbiamo cercato di costruire ambienti tridimensionali per raccontare dei mini documentari dedicati a temi più disparati, Syd Barrett come membro dei Pink Floyd, piuttosto che personaggi pittori ricostruendo il loro mondo artistico in realtà virtuale.
Quindi ogni anno noi cerchiamo di affrontare aspetti diversi del motion design, perché di per sé il motion design è un linguaggio che si muove a 360 gradi. Lascerei la parola a Federico, che si occuperà di presentare uno dei progetti di Motion Title che sono stati realizzati e che secondo me esprime in modo abbastanza chiaro quelle che sono le caratteristiche del corso. Ciao a tutti. Il mio progetto ha appunto come protagonista Andy Warhol, figura predominante del movimento della pop art, uno dei più fluenti artisti del XX secolo. Diciamo che appunto il mio concept è basato sul fatto che Warhol con la sua arte ci mostra quello che è il vero volto dell'America, quindi paese del consumismo e della ripetizione. Oltre a questo, lui è creatore di un laboratorio collettivo di idee, appunto la Factory, che può essere descritta quasi come quella che è una catena di montaggio creativa che riunisce diversi artisti. Quindi la domanda che mi sono posto è: se Andy Warhol, da artista esponente della pop art, diventasse un cinico imprenditore industriale, il primo brand produttore di merci al mondo? E ho selezionato delle parole chiavi, dopodiché ho fatto una ricerca su quello che poteva essere già una scelta di stile per quella che poi sarebbe diventata la mia title sequence, e quindi ho selezionato delle immagini che raffigurano il mondo dell'industria, quindi degli operai, e anche che possono evocare quella che è il ritmo della produzione in serie, quindi le lancette di un orologio, più che il dollaro come simbolo importante sia per quello che doveva essere il personaggio del mio documentario, della mia serie TV, ma anche per Andy Warhol stesso, che ha utilizzato spesso questa simbologia qui. Oltre a questo, ho selezionato le immagini che ritraevano Warhol con abiti che potevano ricordare o funzionare bene nel raccontare il mondo dell'impresa, dell'economia, e che potessero esprimere anche una dimensione di potere. Per quanto riguarda lo stile, la volontà è stata quella di trovare una soluzione che per certi versi potesse raccontare il personaggio reale di Andy Warhol, quindi delle transizioni ink, quindi in riferimento alla pittura, ma anche al mondo dell'industria, quindi un effetto di smoke. E oltre a questo, tutti gli elementi fotografici e video presenti nel progetto sono stati portati in bianco e nero, e ne sono stati accentuati i contrasti. Solamente al termine del lavoro è stato applicato un filtro di colore verde per rievocare metaforicamente il colore del dollaro, quindi del fare i soldi. Per quanto riguarda la narrazione, abbiamo le sequenze iniziali che ci mostrano un Warhol in una situazione di famiglia o da ragazzo, e si introduce fin da subito un testo dell'industria in background. Andando avanti comincia l'ascesa al potere di questo personaggio, e viene raffigurato in maniera tale da evocare un carattere quasi serio e cinico. Arriviamo alla parte centrale dell'elaborato, dove il protagonista assume quelle che sono le sue sembianze di uomo maturo, e quindi di crescita anche dal punto di vista economico. Vediamo qui in questa sequenza come ci sia nello skyline di New York la scritta Warhol, che ricopre la facciata esterna in grattacielo, e in trasparenza anche l'andamento in borsa in crescita. Ancora abbiamo un Warhol che è raffigurato all'interno della copertina del The Economist dal titolo The Warhol Empire, e anche questa crescita rende possibile la nascita di una compagnia aerea.
Infine, si introduce un nuovo tema, che è quello della rivolta o della protesta dei lavoratori, i quali magari reclamano per maggiori diritti. E la sequenza successiva, diciamo, ritrae Warhol in modo da suscitare una sensazione quasi di pericolo all'osservatore, poiché dal volto di Warhol poi apparirà una pistola, facendo riferimento anche all'attentato alla vita che ha subito da parte dell'attivista Valérie Solanas, e per arrivare poi alla scena finale in cui il protagonista viene mostrato come nella sequenza 5, ma in questo caso il background cambia, i soldi svaniscono, le lancette dell'orologio cessano di scorrere e rimane solamente il protagonista, prima che una transizione appunto di fumo non lo fa scomparire. Adesso vi mostro il lavoro. Poi andava anche bene, all'inizio era un po' scatti, ma poi è andato bene, forte, forte. No, complimenti, bello. E a questo punto grazie. Passerei direttamente, o meglio, presento anch'io brevemente un laboratorio del primo anno, quello di teorie tecniche dell'interazione del professor Zannoni, perché è qualcosa di un po' diverso per come è stato fatto dal lavoro di queste due studentesse che purtroppo oggi non potevano essere con noi. Brevemente poi passo la parola a Daniele e a Pietro, che raccontano anche il loro laboratorio. Allora, velocemente condivido nuovamente lo schermo per raccontarvi questa cosa che all'interno del laboratorio di teorie tecniche dell'interazione tenuto dal professor Zannoni e da Elena Formia, loro si occupavano proprio di raccontare come funziona una raccolta dati e una successiva visualizzazione di dati. Questo progetto è di particolare rilievo perché anche la raccolta dati non è avvenuta in maniera tradizionale, ma attraverso un altro modo di pensare il design dell'interazione. Durante una conferenza che si è tenuta qui da noi a San Marino, queste studentesse, nello specifico Lucrezia Faracci e Carmen Ianiro, hanno sviluppato un progetto di data physicalization, quindi quando i dati non sono più solamente visualizzati ma sono materializzati, e in più partecipativo, quindi le persone partecipavano attivamente diventando non solo pubblico ma anche protagonisti, perché i dati rappresentati sono i loro. Nella foto che vedete i partecipanti sono invitati a prendere posizione su una visione futura della design education, quindi se il futuro dell'insegnamento del design sarà monodisciplinare o interdisciplinare. Nel caso di monodisciplinare, il partecipante versa una provetta di colore viola in questo grande contenitore che contiene un solo colore, nel caso dell'interdisciplinare in una provetta in cui le diverse discipline convivono e collaborano. Matteo, non vediamo il tuo schermo. Ancora? Proprio. Madonna, cioè, scusate. Adesso ho sbagliato lo sharing. Ma dopo mesi di share call, tra tutti facciamo confusione.
Ci riprovo velocissimo, quindi scusatemi ancora. Queste sono le due famose provette. Nel caso uno avesse voluto sostenere la teoria che il futuro dell'insegnamento del design è viola, versava in quello viola che è monocromatico, oppure se sosteneva che il design fosse interdisciplinare nel suo insegnamento futuro, questa era la provetta con i due liquidi a metafora delle due discipline che convivono assieme, due o più discipline. Analogamente, sempre per raccogliere dati invece su come saranno le modalità di insegnamento e di apprendimento del futuro, i partecipanti erano invitati a piantare un seme, quindi far germinare la loro idea. E anche qui la metafora questa volta era attraverso seminare un germoglio, quindi dar vita proprio alla propria idea, e questo di base tecnicamente quello che si chiama un quadrato semiotico. Ci sono diversi quadranti nei quali posizionare la propria preferenza, però è stato rappresentato con una sorta di terrario in cui i partecipanti potevano giocare e sporcarsi le mani soprattutto. Tutto questo ha permesso di raccogliere dati in maniera più coinvolgente, quindi facendo sì che anche i partecipanti più frettolosi o distratti in realtà venissero sia attirati e partecipassero con entusiasmo, e dopodiché i risultati sono stati visualizzati in un sito che hanno sempre sviluppato le studentesse e che attraverso interazioni di vario tipo, in questo caso i numeri che si creano, poi c'è una raccolta dati e un racconto dei dati più narrativo fino alle vere e proprie visualizzazioni. Quindi diciamo dal punto di vista didattico è stato molto interessante questo processo, perché ha spinto gli studenti sia a confrontarsi con la raccolta di dati, hanno trovato un loro modo di fare una raccolta di dati più creativa, per poi arrivare anche alla visualizzazione di quanto trovato. Ecco, questo era quello che vi dicevo del quadrato semiotico, e qui con queste animazioni sono andate a riassumere un po' quello che è stata l'esperienza. Direi che è tutto per il laboratorio del professor Zannoni, quindi ripasso la parola a questo punto a Daniele, lo ringrazio ogni volta per avvisarmi che dimentico di condividere lo schermo. Io ovviamente Vai. Sono nell'ora del giorno in cui entra il sole dal laboratorio, mi potrei mettere gli occhiali. Tipo, bellissimo. Perché c'è proprio un raggio di sole preciso. E si vede. Allora, vi racconto un po' il lavoro fatto quest'anno. Il laboratorio si chiamerà Design dei Sistemi l'anno prossimo, però il laboratorio che faremo sarà più o meno sulla stessa falsariga. Questo è un laboratorio che esisterà così, in questo format, che lo sto portando avanti da il quinto anno questo che l'abbiamo fatto. Ogni anno si evolve leggermente, aggiunge dei pezzettini, ora capirete cosa voglio dire, però fa parte di un progetto congiunto che spero di concludere l'anno prossimo. Che credo di concludere l'anno prossimo. Non nel senso che facciamo progetti continui che durano 5-6 anni, ma nel senso che ogni anno si affina l'obiettivo del laboratorio per permettere agli studenti di lavorare sul contemporaneo. Quello che infatti affrontiamo sono le tecnologie più innovative in questo momento in giro sul mercato e più che altro nel mondo dell'open source. Le usiamo proprio e cambiano di anno in anno fondamentalmente. Allora, quello di cui si parla è il laboratorio di sistemi di Pietro, vi farà vedere poi approfonditamente uno dei progetti realizzato quest'anno. Io vi condivido uno schermo giusto perché preferisco parlare vedendo cose che non. Datemi un secondo, vediamo se funziona. Condividi. Ditemi se vedete il mio schermo. Sì. Mi sentite? Ok. Allora, questo è più o meno il racconto di quello che facciamo in breve, che trovate sul sito di insidejuniorsm.sm, dove c'è tutto il racconto corso per corso. Io vi do un po' di insight un po' più specifici. Ovviamente affrontiamo degli strumenti tecnici, uscirete da questo laboratorio, a prescindere da come ci siete entrati, gli studenti escono da questo laboratorio con una conoscenza di base, ma anche, se vogliamo, potenzialmente approfondita, cioè in grado di essere approfondita da soli, gli strumenti come Processing e P5.js, che sono degli strumenti di vero e proprio approccio creativo alla programmazione, approccio esplorativo alla programmazione. Niente a che fare con lo spaventarsi da non aver mai scritto codice, perché
semplicemente io uso raccontare ai ragazzi che è quasi scrivere in inglese, basta sapere dove è il dizionario, basta sapere le strutture principali, si può imparare inglese e coding insieme con strumenti come questi, cerchio, si scrive cerchio in questi linguaggi di programmazione. Perché cosa li usiamo? Allora, sono una scusa per affrontare la progettazione di sistemi complessi. Che cosa significa? Significa essere in grado, usciti da questo laboratorio, di riuscire a governare la complessità di progetti molto ampi, di progetti di progettazione, di design, che possono tenere insieme molti aspetti diversi e molti ruoli, molte professionalità diverse all'interno del progetto. Gli insegno a usare nel laboratorio insieme a me e alla mia assistente, alla bravissima Irene Trotta, insegniamo ai ragazzi e poi insieme a loro impariamo anche noi, perché questa tecnologia non si finisce mai di imparare, ad usare gli strumenti tipici della progettazione open source, della progettazione aperta. Per collegarmi a quanto diceva Matteo prima, nell'introduzione a questa piccola presentazione live, l'uso della tecnologia non è mai neutro. Scegliere di... c'è sempre un approccio etico, secondo me, in quello che noi raccontiamo ai ragazzi, e ci deve essere sempre di più, perché le tecnologie che ci circondano, le tecnologie che tutti usiamo anche senza volere, senza sapere nemmeno cosa sono, come il machine learning, questo prototipo di intelligenza artificiale che ormai è intriso in qualunque strumento usiamo, da Facebook, dove siamo adesso, a qualunque altro. È di questi giorni tutto il dibattito sui bias razziali delle tecnologie di riconoscimento facciale, per esempio. Le tecnologie non sono mai neutre, però la soluzione non è rifuggirle, ma imparare a usarle bene, imparare a smontarle, imparare a usarle per crearsi i propri strumenti. Mi piace raccontare ai ragazzi che se vuoi fare l'illustratore e vuoi farlo in maniera diversa da tutti gli altri, una scorciatoia è crearsi il proprio programma di illustrazione, magari tridimensionale, e in questo corso tendenzialmente impari a farlo. Il corso è strutturato così: la prima parte del semestre si sviluppa intorno all'esplorare da un punto di vista critico i lavori altrui, quindi casi studio famosi dove il digitale, la tecnologia digitale negli ambiti delle arti, del design, della comunicazione, dell'infografica, sui temi più disparati e spesso contraddittori, come la migrazione, come i segnali che ci circondano in città, come il numero di morti per omicidio nel mondo. Questi tre progetti che abbiamo davanti parlano di questi tre argomenti, fatti da tre studi diversi, in tre contesti diversi, sono tre progetti diversi. Noi passiamo una parte del semestre a studiarli da un punto di vista non solo tecnologico, ma anche da un punto di vista critico. E lo facciamo direttamente sugli strumenti di open source, tipo Git o GitHub, che vengono comunemente usati per scrivere software open source, quelli che usiamo tutti i giorni. Qualunque software che voi usate ormai comprende una buona parte di strumenti open source e librerie open source. Anche Facebook e Instagram, per capirsi, hanno dentro molte librerie open source. Passiamo alla una parte dell'inizio a esplorare strumenti software, e quindi partiamo dal Commodore 64 e dal famoso algoritmo 10Print che vi facevo vedere prima, che era in sottofondo, che viene considerato l'inizio di quello che oggi è la programmazione creativa, il generative design, di cui facciamo durante il semestre molte variazioni. Io chiedo agli studenti di fare un unico esercizio durante l'anno, che è quello di continuare a fare variazioni sul tema di questo 10Print, l'estrazione di una moneta che decide se è una barra a destra o una barra a sinistra, e crea un labirinto e sottende a molti dei temi della creazione. Qui dentro c'è tutta l'arte contemporanea del Novecento, potenzialmente ci si possono trovare riferimenti, oltre al fatto che ci permette di raccontare la storia della computazione, per arrivare a permettere agli studenti di progettare i loro progetti. Questo è un laboratorio ed è l'ultimo della magistrale in cui i progetti sono individuali, non per una scelta che non si faccia laboratorio di gruppo, ma perché è l'ultimo laboratorio prima della tesi. Quindi quando è stato progettato è stato pensato di creare una specie di bottega d'arte, di clima da bottega d'arte, in cui ogni ragazzo lavora sul proprio progetto e il contesto laboratorio, insieme a me, insieme alla mia assistente, insieme agli altri ragazzi, gli dà una mano a sviluppare la propria idea. Le idee su che cosa sono? Sono su
Le idee su che cosa sono? Le idee escono da una serie di cose, compresi incontri anche con artisti e designer, che da quest'anno, nonostante il Covid, anzi sono aumentati, ne abbiamo tenuti credo 5 o 6, e sono su YouTube se volete vederli, e escono da lo studio dei riferimenti e da un brief di progetto, vediamo se... un brief di progetto che è qua, che ho inventato qualche anno fa, che delinea questo ciclo. Vediamo, dovrebbe essere qua, eccolo qua. È un brief di progetto che in parte è lontano dal design, che usiamo come scusa per permettere ai ragazzi e alle ragazze di progettare davvero una cosa propria, seguendo i propri istinti, le proprie inclinazioni, usando gli strumenti che gli mettiamo a disposizione e che gli insegniamo ad usare. Che cosa vuol dire? Il brief è un brief molto facile, il classico concetto romantico dell'arte, rendere visibile l'invisibile. Che a me deriva dal fatto di avere un nonno pittore, ai ragazzi gli insegniamo un metodo per poterlo fare. Come creare significato, come rendere visibili le cose. L'esempio più classico sono le visualizzazioni di dati. Se tu vedi una tabella di molti numeri lunga 1000 righe, difficile che tu discerna pattern a occhio nudo. Se tu le vedi visualizzate in grafico, ti viene reso visibile alcuni dei significati di questa tabella. Usiamo questa piccola metafora per creare progetti di tutti i tipi. Negli anni ce ne sono veramente usciti di tutti. C'è chi ha fatto parlare le piante, davvero perché le piante parlano, c'è chi ha esplorato il dominio dei diritti umani creando data visualization interattive, chi, come quest'anno Pietro che vi racconterà, ha esplorato gli strumenti del machine learning, vediamo, questo dovrebbe essere, ok, questa è la classe di quest'anno che io saluto con affetto, e quest'anno abbiamo integrato per la prima volta stabilmente il machine learning, quindi la possibilità in un modo relativamente facile, Pietro può confermarlo o smentirlo subito dopo, di usare queste macchine, queste black box intelligenti di cui sentiamo parlare dovunque, di usarle noi come artisti, come designer, come persone curiose di capire come funzionano, anche per poterle smontare, per poterne capire i limiti. E abbiamo fatto dei prototipi usando tecnologie come P5 e ML5, che con lo stesso approccio permette di approcciarsi al machine learning in maniera amichevole, come dice Friendly Machine Learning for the Web, e di farlo direttamente su browser per fare progetti di vario tipo. Ve ne faccio vedere alcuni, poi Pietro vi spiega approfonditamente il suo. Ilenia si è chiesta come mai nessuno avesse, fino ad allora, fino a 2 mesi fa, pensato che per rendere udibile a una persona non udente quello che dice una persona che ha una mascherina, oltre al fatto di farla trasparente, si potesse pensare anche a usare la realtà aumentata. E ha usato tecnologie di ascolto, rendering del testo, per prototipare quest'idea, per raccontarla e prototiparla. Ve ne faccio vedere solo un altro, ce ne sono ovviamente uno per ogni studente, ce ne sarebbero troppi. Pietro poi vi spiega approfonditamente il suo. Questo è il lavoro di Eleonora, che si è chiesta come mai quando andiamo su Netflix o su strumenti del genere sono tanto intelligenti da suggerirci film, ma di non farlo in base alle emozioni. Un modo di catalogare, di creare un'ontologia del catalogo dei film che potrebbe essere molto interessante per rendere più empatica anche il nostro rapporto con un cinema così spersonalizzato e individualista come quello che fruiamo in streaming, fondamentalmente. Di questi progetti che vedete esistono dei prototipi funzionanti oltre a dei concept, che è una cosa anche abbastanza particolare per la mia esperienza, insomma, di un laboratorio, e la cosa abbastanza particolare è che tutti i laboratori che vedete qui raccontati, anche gli altri che non ci sono, a San Marino si sforzano sempre di arrivare a dei prototipi funzionanti, semifunzionanti, che non fermarsi solo ai concept. La parte laboratoriale non è soltanto pratica, ma è veramente la bottega d'arte. Il ruolo mio spesso di docente è dal mio punto di vista si confonde spesso con quello di art director di uno studio, art director di un team di lavoro che guida il team a fare il meglio. E l'altra cosa che accompagna i progetti, stacco la condivisione dello schermo se capisco come si fa, è un documento finale che è una vera e propria piccola tesina. Io e Irene guidiamo e costringiamo i ragazzi a fare
per abituarsi ai limiti e, e alla formalità che avrà subito dopo il percorso di tesi che andranno a intraprendere, quindi fonti, racconto, concept. Spero di non essere stato lungo e di essere stato esauriente, poi eventualmente se ci sono domande sono benvenute. Io lascerei a Pietro l'onere di raccontare approfonditamente uno dei progetti fatti. Non necessariamente il migliore, anche se Pietro può confermare che ha preso 30 lodi in quest'anno, quindi diciamo che il suo voto ce l'è preso. Complimenti. Però uno dei più raccontabili, direi. Ciao a tutti, vi racconto adesso il mio progetto. Condivido lo schermo facendo vedere la mia tesina che ho costruito nel corso del semestre. Il mio progetto si chiama Stories.jpg ed è un'app per bambini e genitori che attraverso tecnologie di machine learning permette di generare racconti partendo dai disegni. La mia idea è partita da un'esperienza personale, appunto vedendo mio nipote e pensando a me quando ero piccolo, ho visto quanto un bambino abbia bisogno di immaginare e di immergersi appunto in un mondo creativo e sempre nuovo, e ho quindi pensato di costruire uno strumento che gli permettesse di accedere a racconti sempre nuovi partendo comunque dai suoi disegni e quindi da qualcosa che lui realizza concretamente. Il progetto quindi appunto nasce da una ricerca sullo studio e sull'importanza che ha l'immaginazione per i bambini e su quali sono i mezzi con cui loro si interfacciano quotidianamente per poterla sviluppare, per poterla riuscire a incrementare sempre di più. I due strumenti principali sono la lettura e il disegno, che ho inserito appunto a pieno nel mio progetto. Ho riportato alcuni casi studio che mi hanno aiutato nel comprendere come utilizzare le tecnologie di machine learning che ho studiato e che ho appunto poi inserito nel progetto, fino ad arrivare alla ideazione del mio progetto, che è un'app per smartphone e tablet che permette appunto di generare racconti. Le modalità di utilizzo sono principalmente tre. La prima, la modalità disegna, che si vede illustrata qui, permette di generare un disegno, di disegnare direttamente sul dispositivo e generare un racconto partendo appunto e quindi avendo come protagonista l'elemento disegnato. La seconda modalità, rappresentata qui, invece permette di caricare sul dispositivo, fotografandolo, un disegno realizzato su carta dal bambino oppure una fotografia che è stata scattata in un momento specifico, e di generare un racconto partendo proprio dall'immagine o dal disegno caricato. Infine, l'ultima modalità è una modalità che permette di rafforzare il legame tra genitori e figli, e quindi una modalità per i genitori, che permette di stimolare la loro creatività costruendo degli input per il racconto e quindi avendo un incipit del racconto che dovrà poi il genitore continuare a raccontare utilizzando i disegni che vengono posti dall'applicazione in maniera automatica nella parte superiore. Per riuscire a costruire e progettare il mio progetto, ho realizzato un prototipo che vi mostro, dove ho cercato di riproporre le tre modalità di utilizzo appunto del sistema e quindi dell'applicazione, vedendone anche poi le potenzialità e potendo capire quali potessero essere i punti di forza e di debolezza del progetto. E arrivo, ecco qua. Questa è la schermata appunto del mio prototipo, dove appunto sono evidenziate le tre diverse modalità. Nella prima modalità, nella modalità disegna, si ha la possibilità di disegnare direttamente sul dispositivo un elemento. In questo caso il sistema riconosce che ho disegnato un nickel bracelet. Prima era un gufo, l'aveva preso bene, e adesso crab, e successivamente posso selezionare la lunghezza del mio racconto e scegliere un autore per appunto generare e scrivere il mio racconto. Una volta premuto su generare racconto, il sistema elabora e riproporrà
nella parte inferiore dello schermo un racconto che appunto ha come protagonista, in questo caso, l'elemento identificato. Qua troviamo il racconto che appunto ha come protagonista l'elemento. Nella modalità immagine, invece, si ha la possibilità di selezionare, in questo caso nella parte prototipata, o delle immagini che vengono riconosciute, o dei disegni, che anche questi vengono riconosciuti per poi generare altri racconti. In entrambe queste modalità si può utilizzare una voce di un lettore che appunto permette di rendere l'app utilizzabile e fruibile anche dai bambini che ancora non sanno leggere e quindi di dargli la possibilità di disegnare e di poter ascoltare un racconto che ha come protagonista gli elementi che ha disegnato. Infine, per la modalità genitori, ho proposto vengono proposte 4 immagini che sono varie e cambiano in base alla, appunto, alla casualità del sistema, e in questo caso viene evidenziato come uno degli elementi trovati è un cane, e quindi identifica proprio in maniera specifica anche la razza, e selezionando sempre la modalità genera racconto, anche potendo cambiare per esempio l'autore, si ha la possibilità di avere un racconto nuovo che ha come protagonista l'elemento. Il genitore poi, come dicevo prima, dovrà continuare il racconto utilizzando anche gli altri elementi che il sistema gli suggerisce. Ok, siamo arrivati quasi alla fine. Grazie mille e complimenti, proprio divertente. E, l'ultimo laboratorio che vorrei raccontare, andrò velocissimo, è quello che tengo io. Si chiama Laboratorio di Design dei Sistemi, dove quello che si cerca di fare è una sintesi di mettere a sistema tutto quello che gli studenti hanno imparato durante il primo anno per produrre un racconto interattivo multimediale che metta in relazione design con il mondo dell'informazione e con quello dell'interazione. Quest'anno abbiamo collaborato appunto con il Sole 24 Ore, nello specifico con il Lab 24, che è quel dipartimento che si occupa di creare articoli più diciamo innovativi che fanno uso di visualizzazioni di dati, video, elementi interattivi, e assieme ai giornalisti del Sole 24 Ore gli studenti hanno lavorato assieme verso la produzione di nuove forme di giornalismo che appunto hanno una grossa componente di design. E quindi gli studenti hanno da un lato messo a sistema le loro competenze tradizionali, dall'altro hanno imparato nuove competenze come quelle per creare data visualization, quindi visualizzazioni di dati interattive, ma soprattutto per lavorare in team interdisciplinari, quindi con figure che sono completamente diverse e distanti da quelle che sono le tradizionali figure con cui un designer si confronta. Ovviamente nascono problematiche, ma nascono anche nuove opportunità e nuovi spazi per progettare. Passerei a questo punto la parola a Federico, che racconta il suo progetto. Sì. E poi facciamo i saluti finali. Okay. Allora, all'interno del laboratorio, io insieme a Gregorio Caccari ci siamo occupati di raccontare quello che è stato, diciamo, l'impatto che il Covid-19 ha avuto nel mondo del trasporto aereo. Ovviamente, come già anticipato il professore, questo lavoro è stato sviluppato in collaborazione con il Sole 24 Ore, nello specifico con Luca Salvioli. Allora, per quanto riguarda diciamo lo stile, l'interfaccia, abbiamo deciso di rifarci un po' all'utilizzo di camminatori che possono in qualche modo descrivere quella che è la percentuale, quindi il calo drastico di aerei che sono diminuiti nel corso della pandemia. Partiamo con un video che è una sorta di timeline in cui vengono riportati gli eventi significativi a partire da dicembre, in cui vengono registrate, diciamo, le prime polmoniti anomali a Wuhan, fino ad arrivare alla dichiarazione di pandemia l'11 marzo da parte dell'OMS. Dopo questa introduzione, il percorso del narrativo segue il percorso che è stato quello del virus, quindi partiamo dalla Cina e abbiamo una parte descrittiva che è su sfondo bianco, mentre una parte di focus sui dati che sarà su fondo nero.
in cui vediamo quello che è stato il traffico aereo in Cina l'8 gennaio al 25 febbraio. Attraverso lo scroll l'utente può interagire con il grafico e vediamo che nel periodo che va dall'8 gennaio al 26 gennaio i voli giornalieri in media in Cina erano 13.765. Andando avanti abbiamo la possibilità di vedere quello che è stato il calo. Successivamente ci spostiamo in Italia, analizzando il periodo che va dal 1 febbraio al 30 aprile, e allo stesso modo qui abbiamo restituiti la percentuale di voli giornalieri in media, e quindi possiamo vedere che al 28 di marzo arriviamo a una percentuale rispetto al 2019 del meno 95%. Analizziamo anche quella che è stata la situazione registrata nell'aeroporto di Milano Malpensa, il quale è stato il primo ad essere colpito. Dopodiché ci spostiamo anche sugli altri maggiori aeroporti italiani, che saranno invece restituiti i dati relativi al mese d'aprile, che è stato, diciamo, il mese più disastroso per quanto riguarda il numero di aerei in volo. Le percentuali, insomma, sono negative. Ci spostiamo poi in Europa e quindi analizziamo quello che è stato invece il calo di traffico aereo per nazione. Attraverso questo grafico quindi possiamo selezionare i diversi paesi e vedere quello che è stato l'andamento. Notiamo subito che al 12 di marzo ovviamente la Cina già sta a un meno 60%, e va detto che veniva da un momento invece positivo, perché nel dicembre 2019, nei primi giorni di gennaio, viaggiava su un più 40% rispetto al 2019. E vediamo anche come l'Italia invece parte già da un meno 70%, ma scorrendo appunto nel grafico vediamo che poi tendenzialmente tutti i paesi si incontreranno in basso, a destra nel grafico. Ci soffermiamo anche su quello che è stato l'andamento in borsa dei principali titoli del settore, e quindi abbiamo selezionato diverse compagnie aeree e abbiamo analizzato quella che è stata l'andamento in borsa, quindi la quotazione in borsa delle diverse compagnie, e l'abbiamo messa in relazione col numero di voli della compagnia stessa nel periodo che va dall'inizio di gennaio alla fine di maggio. Ovviamente durante la pandemia anche il prezzo del petrolio ha subito dei cali vertiginosi, fino a scendere per la prima volta nella storia sotto quota $0. In alcuni casi i dati ci sono stati diciamo, restituiti attraverso un file CSV che abbiamo potuto scaricare da delle piattaforme che offrono un servizio di file tracking. In altri casi abbiamo dovuto ricavarci i dati noi, facendo riferimento a più fonti, come appunto il servizio offerto da IRNAV, dall'MIT e dalla NEF, per quanto riguarda il calo di emissioni di rendite carbonica legate al trasporto aereo. Chiudiamo l'articolo con delle considerazioni su quello che potrà essere poi il futuro del trasporto per quanto riguarda gli aerei, e che diciamo che la strada verso una completa normalità è ancora incerta nei tempi, e questo è il lavoro. Ok, grazie mille. Tra l'altro osservavo una cosa, correggimi se sbaglio, che il video iniziale del tuo progetto, allora, queste visualizzazioni di questi camminatori sono state sviluppate grazie alle competenze acquisite nel laboratorio di Daniele, ma in realtà la motion graphic che c'è all'inizio con i testi che appaiono e scompaiono probabilmente grazie al laboratorio di Francesco Mantovani, quindi ci siamo, non era voluta la cosa, ma in realtà è interessante anche questo aspetto così di interconnessione, trasversalità che ha assolutamente senso, appunto, proprio perché il futuro non è monodisciplinare come si pensava, ma in realtà serve avere più strumenti a disposizione nella propria tasca per poter affrontare le complessità che ci aspettano. Bene, ringrazio tutti per la loro attenzione, averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento di venerdì alle 17, ci sarà una diretta dove verranno raccontati i risultati dei workshop strumentali che si stanno tenendo in questa settimana. Se avete domande,
potete fare chiederle qua in chat, vediamo i colleghi che ci danno coraggio, c'è cioè Alessandra e Massimo che ci fanno i complimenti. Se no, se non ci sono domande, potete o andare sul portale insideunirsm.smm dove trovate tutti i progetti che sono stati raccontati oggi, anche qualcosa in più di tutti gli altri docenti. Sullo stesso portale potete anche prenotare un colloquio, in caso aveste altre domande, e scaricare anche la brochure, cioè l'handbook della magistrale e della triennale, dove trovate anche tutte le informazioni più di tipo tecnico, amministrativo e così via. Non vedo domande, quindi a questo punto chiuderei la diretta ringraziando ancora i nostri ospiti Francesco Mantovani, Daniele Tabellini, Pietro Baruzzi, Federico Topa. Ringrazio anche Francesco Lipanni alla regia, che è sempre impeccabile, e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.